Salve, sono Buffalo, sono uno dei soci di Eco Passion. L'azienda è stata fondata nel 2012 e noi deriviamo quasi tutti dal settore edilizio e questa idea di Eco Passion nasce durante le nostre cene di amicizia, dove ci lamentavamo del fatto che stavamo costruendo con cemento, con laterizio, con un sacco di prodotti chimici tra le isolazioni e altre cose, e questa cosa era continuata per un bel po' di tempo. Alla fine abbiamo detto: beh, allora facciamo qualcosa. E alla fine è uscita questa voglia di sperimentare con la canapa e con la calce. Noi siamo in Alto Adige e la canapa e la paglia e la calce soprattutto erano prodotti che si trovavano nelle nostre montagne, quindi abbiamo dismesso una delle nostre linee di produzione e abbiamo sperimentato per un bel po' di tempo, almeno un anno, e alla fine abbiamo scoperto e registrato uno dei mattoni in calce canapa con il nostro socio Schental. Abbiamo vinto anche nel 2022 il German Sustainability Awards Design nel 2022 e abbiamo costruito anche un bel po' di cantieri in Alto Adige. E Eco Passion però ha continuato su altre strade perché in Alto Adige poi si è avvicinato l'Associazione dei Contadini, la Camera di Commercio, l'Università. E dovevamo dare valore alla canapa, non potevamo solo usare il canapulo per i nostri mattoni, dovevamo dare valore e quindi comprare al contadino tutta la pianta, quindi i semi, le foglie, i fiori, le radici. E da lì il problema nasce che dovevamo iniziare a fare sperimentazione su un po' tutto. Oggi siamo ben definiti, noi facciamo dermocosmetica con l'olio di canapa in estrazione a freddo, con i nostri CBD, facciamo pomate funzionali che vendiamo nelle farmacie, abbiamo scoperto un nuovo canale nei nostri wellness spa, nei nostri alberghi 4 e 5 stelle, dove stanno utilizzando i nostri prodotti e si stanno accorgendo che sono effettivamente molto funzionali per problemi di pelle, articolazioni, dolori, ossa, artriti, problemi comunque che sono da reputarsi al nostro stile di vita, a quello che mangiamo, a come vestiamo e a quello che facciamo. La registrazione poi del marchio. Dobbiamo fare una lode alla nostra Camera di Commercio di Bolzano che ci ha invitato oggi per descrivere la nostra realtà di Eco Passion. Il mio socio Kirtla Christoph nel 2012 grazie all'aiuto della Camera di Commercio siamo riusciti a registrare questo marchio. Il nostro Eco Passion nasce appunto da questo connubio, da questa associazione tra ecologia, sostenibilità e la passione per questo, perché poter costruire mattoni che ci danno la possibilità di essere in negativo sulla produzione di CO2 è qualcosa di per noi favoloso, ci apre il cuore. Poter dare la possibilità di dare a un muro di una casa la possibilità di recuperare l'anidride carbonica, di usare il calcio per legarsi con la calce e di rilasciare ossigeno in casa è qualcosa di assoluto, è qualcosa che ho sempre detto che anche la casa, come la cosmetica, la dermocosmetica e le nostre pomate funzionali, anche la casa è la mia seconda pelle, perché ci metto dentro la mia famiglia, ci metto dentro i miei cari, ci metto dentro i miei amici, ci vivo io e quindi preferisco avere qualcosa che sia ecologico e sostenibile, soprattutto poi nel recupero dei materiali e di un muro che possa respirare. Poi lascio
il mio socio per questa piccola storia di questo intervento della Camera di Commercio, ormai 10 anni, perché noi festeggiamo quest'anno i 10 anni, dei passaggi e degli aiuti che ci hanno dato, ci ha dato la Camera di Commercio. Buongiorno, grazie per l'invito. A questo punto vorrei dare un grande grazie alla Camera di Commercio di Bolzano, soprattutto a Luca Spichler, che ci ha aiutato dal primo giorno. La canapa inizialmente non era una pianta conosciuta per i suoi benefici, più era conosciuta come un stupefacente che non ha niente da fare con la canapa industriale legale. E quindi tutto quello, come Ivan spiegava prima, da noi tutto il viaggio iniziava intanto per spiegare alla gente cosa stiamo facendo e cosa è la canapa e cosa serve e cosa possono essere i campi di utilizzo e quale benessere e quale ecosostenibilità ci potrà portare. Per questo motivo lo spiego tutto questo, che c'era una grande ignoranza, ma la Camera di Commercio di Bolzano, Luca Spichler, ci ha aiutato subito, prima per la registrazione del marchio che non ha niente da fare con la canapa, ma poi in un secondo momento, quando abbiamo capito che l'alimentare, per dire il seme, non era ancora in database come alimentare, ci aiutava la Camera di Commercio di registrare i semi e le farine della canapa come alimentare. Questo era un inizio dove noi abbiamo iniziato a vendere oli e semi di canapa coi suoi derivati. Poi il viaggio è sempre andato avanti. Un secondo step molto importante dove abbiamo ricevuto un grande aiuto, era nel 2016, dove abbiamo registrato il CVD come integratore alimentare. A questo punto, o in questo periodo, la legge era ancora chiara che si poteva utilizzare come integratore alimentare. Poi però in questo settore un altro pericolo è sempre che si cambiano le leggi, quindi si è cambiata una legge e poi non poteva essere più venduto come integratore alimentare. Anche lì abbiamo ricevuto proprio l'aiuto della Camera di Commercio di Bolzano, un'altra impresa avrebbe ricevuto una multa e noi no. Noi la Camera di Commercio ha organizzato un intervento col ministero e abbiamo risolto il problema senza multe e capendo anche come andare avanti. Voi ci sentite? Ci sentono? Sì, certo, Sì, vi sentiamo. Ok. Non avendo nessuno in video, pensavo di parlare da solo. Avete delle domande da fare voi? Perché noi siamo qui anche per rispondere eventualmente. Avete finito, avete terminato il vostro intervento, immagino. Vediamo se arrivano dai partecipanti delle domande in chat. Rispondo con. Vediamo un attimo perché può essere che qualcuno voglia fare delle domande. Beh, sicuramente quando ho parlato di muri che possono respirare e rilasciare ossigeno, penso che di domande ce ne siano tante. Lei dice sul tipo di prodotto. Sul prodotto, beh, so che dovremmo parlare del marchio, ma noi del marchio possiamo solo ringraziare chi ci ha dato la mano. La registrazione l'abbiamo fatto verde perché noi lavoriamo, noi coltiviamo, nel senso che abbiamo dei coltivatori in Alto Adige che sono bio.
e coltivano in esclusiva il prodotto per noi. Tutti i nostri principi attivi sono coltivati in Alto Adige e sono coltivati da persone che se ne intendono. Noi facciamo la trasformazione, abbiamo laboratori, abbiamo la commercializzazione e abbiamo i clienti che comunque in Alto Adige sono molto vicini a prodotti che siano bio, che siano sostenibili. Soprattutto anche nel packaging abbiamo avuto la voglia e la forza di poter non incartare tutto, non inscatolare tutto, di presentarlo in un altro modo. Non usiamo assolutamente plastica, cerchiamo di usarla meno possibile, perché ovviamente nei tubi delle creme, delle pomate, la plastica la dobbiamo ancora mettere, però stiamo cercando di trovare qualcosa di alternativo. C'è sempre questa attenzione nel poter dare, e soprattutto abbiamo anche da parte del cliente dei suggerimenti che cosa fare. Poi scatole e cose del genere le andiamo sempre a ritirare dai nostri alberghi, quindi non buttiamo via nulla e cerchiamo di riciclarlo. Anche questo potrebbe essere una cosa a vantaggio, anzi. Ecco, io avevo chiesto al suo collega prima, però i partecipanti non mi avevano chiesto se il marchio effettivamente ce l'avete da un certo tempo, e mi diceva una decina d'anni, giusto? Facciamo 10 anni quest'anno, sì. Quindi è da un po' di tempo che, già da tanto tempo che lo usate, quindi in qualche modo... quindi in qualche modo si può essere accreditato sul mercato, insomma. Poi lo usate su prodotti di tipo diverso. Nel senso che sono diversi tra loro. Sì, sono vari, EcoPassion è la casa madre, quindi sarà quello che dovrà essere riconosciuto come EcoPassion il prodotto, anche se i brand sono diversi. Cioè avete un brand, diciamo, di base, poi ne avete una serie diversi. Poi, sì. Perché noi spaziamo tra dermocosmetica, medicina estetica, alimentari, perché abbiamo il settore alimentare tramite i nostri grossisti, abbiamo il tessile, non l'abbiamo ancora preso in considerazione, ma potrebbe essere qualcosa che verrà sicuramente, perché la canapa, della canapa si può utilizzare tutto, dal fusto al canapolo, le fibre, le foglie, le radici, il fiore con tutte le nostre estrazioni in CO2. Potrei parlare della CO2, della nostra estrazione, che anche quella è super critical, penso che la più verde che esista. Utilizziamo l'anidride carbonica, la portiamo ad alta pressione, si trasforma in un ottimo estrapolatore, polide a polide, e poi lo riutilizziamo, perché da liquido che diventa con la pressione alta, abbassando la pressione e soprattutto in temperatura bassa, lo possiamo recuperare e non abbiamo bisogno di usare additivi chimici per pulire i nostri principi attivi. Quindi è una tecnologia che conoscono soprattutto le case farmaceutiche e anche quelle alimentari, perché è la più sostenibile. E diceva prima che riuscite a mantenere un'intera filiera basata nel territorio bolzanino, in qualche modo, comunque in Alto Adige. Noi siamo in Alto Adige, siamo presenti in Alto Adige come la nostra, io la chiamo sempre la mia piccola cassaforte, perché siamo altoatesini e lavoriamo qui, spingiamo il nostro prodotto qui, ci conoscono, lo apprezzano, ma soprattutto negli alberghi, i nostri 4 e 5 stelle nel wellness, non ci sono tanti altoatesini, cioè ce ne sono che vanno, ma è tutta Europa che è presente. Noi abbiamo un sacco di clienti che sono austriaci, germanici, svedesi, inglesi, spagnoli, francesi, quindi... Il prodotto, adesso noi è da un anno e mezzo che abbiamo la cosmetica e gli oli da massaggio, quindi però siamo molto contenti e lo è soprattutto il cliente che usa il prodotto. Questa voglia di avere prodotti che sono naturali, noi abbiamo le pomate che sono state registrate come dispositivo medico, ma sono tutte a base naturale. Noi non abbiamo inserito nulla che non sia naturale o che non venga dalle nostre valli. Ecco, poi c'è una domanda da un partecipante, secondo me molto opportuna, nel senso che è la stessa cosa che era venuta in mente anche a me, e cioè avete registrato, scusi, ma qua poi le domande vertono sul marchio per forza, avete registrato unicamente la parte verbale EcoPassion come marchio o anche il payoff, quindi la parte
anche il logo, quel logo che sta Allora, sopra. noi nel 2012 abbiamo registrato il marchio, che a noi sembrava la cosa più importante. Poi c'è stata un'evoluzione, un percorso, e dal prossimo anno ci siamo messi già d'accordo con la Camera di Commercio, ci sarà la registrazione di tutte le nostre, di tutti i nostri brand e del logo. Quindi noi il prossimo anno, a febbraio, siamo pronti per tutto il resto, con la Ecco, registrazione e la tutela dei nostri prodotti. c'era una curiosità da parte di un partecipante che chiede come si fa a conciliare la necessità di garantire l'isolamento termico con la costruzione di muri traspiranti. Come si fa a conciliare? L'isolamento termico con la costruzione di muri traspiranti. Cioè il fatto che ci sia isolamento termico e i muri siano traspirino, insomma, quindi in Il qualche muro, modo. sì, perché allora, il muro è composto da calce, da minerali e dal canapulo della canapa. Il canapulo della canapa ha delle camere di ossigeno, camere d'aria, sono piccole, dove viene trattenuta l'aria. Lo scambio, in realtà, quando io dico che è traspirabile, è il fatto che il muro, cioè la calce e i minerali hanno bisogno del carbonio, di assimilare il carbonio per indurirsi mentre si sta asciugando, e ovviamente rilascia la parte di ossigeno. Non sono muri portanti, bisogna avere noi lavoriamo molto anche con il legno, quindi il portante è il legno, oppure bisogna fare dei pilastri. Noi facciamo o riempimento o i mattoni con varie misure, quindi divisori all'interno oppure esterni. Spero di aver risposto. Ok, la ringrazio. Ecco, c'era un'ultima domanda di un partecipante che chiede se, probabilmente riferendosi al fatto che lei prima ha citato, il fatto che il marchio venisse veicolato a molti, diciamo, persone che comunque frequentano l'Alto Adige, ma non sono dell'Alto Adige, quindi sono magari di altri paesi. Si chiedeva, probabilmente in una visione prospettica, se avete registrato anche in quei paesi, cioè nei quali, fuori dall'Italia, nei quali possono esserci questi clienti che poi veicolano, insomma, in qualche modo il Allora, marchio. questa è un'altra di quelle considerazioni che abbiamo fatto ultimamente, perché diciamo la verità, noi abbiamo messo un bel po' di anni per fare ricerca e sviluppo dei prodotti. Perché ognuno di noi ha anche altri lavori. Ci siamo buttati adesso da 2 anni definitivamente in Ecopassion, quindi abbiamo lasciato tutte le nostre radici, e sviluppando i prodotti abbiamo trovato la necessità di registrare tutto, quindi il logo, il nome, i vari brand. È una cosa, è un percorso che faremo adesso. Il contatto l'abbiamo avuto con la Camera di Commercio, e sarà dal prossimo anno, quindi a gennaio, sarà quello che faremo. Non l'abbiamo registrato in Europa perché siamo piccoli, non ce ne siamo mai occupati. Il nostro è iniziato come un gioco, abbiamo visto che c'era molto di più dietro. Quindi, sviluppando l'azienda e i prodotti, adesso abbiamo anche la persona che ci dà una mano per difenderci eventualmente da qualche, non so, attacchi. Certo, perché Quindi, effettivamente. penso che ci starà vicino, come lo è stata 10 anni fa, per registrare tutto quello che sarà possibile registrare.